Allora, benvenuti, Music Day, e oggi la giornata è dedicata a novità. In primo piano c'è Claudio Fujano che presenterà le novità della Quartet Records e dopodiché resterà sempre al tavolo con noi e con Franco Bixio poi annunceremo, gli altri amici, annunceremo le novità della Cinevox. Claudio, allora iniziamo subito con questa serie di novità che hai curato per Quartet Records. Allora, sarò breve. Allora, noi abbiamo pubblicato per la prima volta in assoluto, sia in CD che in vinile, due colonne sonore di due grandissimi autori. Uno, Rizzo Ortolani, sento che fischia, e che si chiama L'Invasione, che è un film francese di Yves Allégret con Michel Piccoli. Vado? Posso? Lisa Gastoni, un inedito assoluto, e l'abbiamo rifatta appunto in vinile, prima in CD, adesso anche in vinile, quello lì. Ed è una colonna sonora che mette tutto il lato lounge di Ortolani, con dei ballabili, anche delle situazioni psichedeliche, talvolta anche, insomma, rasentanti anche il giallo. L'altro, Lisa il diavolo di Mario Bava, è un film iconico per chi ama il genere del gotico, del horror. Quelli che piacciono a Tarantino. Esatto, quelli che piacciono a Tarantino. E questa colonna sonora che appartiene ad una produzione spagnola, sono stati ritrovati i nastri stereo in Spagna, è stato proprio un ritrovamento inatteso, e una bellissima colonna sonora con la grande orchestra sinfonica, evidenziata anche da dei vocalismi della sempre nostra amatissima Edda Dell'Orso. Questo per quanto riguarda i vinili presenti. Questa è invece questa zona CD sono due prodotti che omaggiano Fernando Di Leo, un regista adorato da tutti noi. Allora, uno è considerata la trilogia della follia, con tre colonne sonore praticamente molto rare. È un cofanetto? È un box con tre CD, con un libretto di molte pagine. E Amarsi male, di Silvano Spadaccino e Hiller Padaccini, di cui era uscito un 33 giri e reccia introvabile stereo, cui abbiamo aggiunto tutte le versioni mono della colonna film. Brucia ragazzo brucia di Gino Peguri, di cui è uscito un 45 giri cantato da Evi Verrecchia, che poi sarà sicuramente la parente di Albert. E a parte la versione singolo che era stata rieseguita per il 45 giri, tutto il resto è inedito. Infine I ragazzi del massacro di Silvano Spadaccino. Quindi è un bel recupero per gli appassionati del genere, ma questo poteva essere un terzetto, ma è diventato un quartetto, non per niente, è la quartet. Ed è un ritrovamento negli archivi dei nostri amici della Bixio, licenziato appunto dalla Cinevox, è Diamanti sporche di sangue, del fantastico Luis Bacalov. E anche questa è una roba inattesa, non si pensava, invece ecco. Beh, una bella chicca annunciata proprio nel luogo giusto, nel tempio. Sì, insomma, sì. Sono poi cose fatte con passione, fatte col cuore, grande dedizione, e assemblare sta roba, qui abbiamo diversi colleghi, eccetera, non è facile questo tipo di lavoro. Io sono fortunato perché mi piace questo lavoro. Se non mi piaceva, forse le cose non andavano così. Vedo che Franco Bixio sta sorridendo, sì. Anche Carlo Bagnolo. Tra l'altro tu sei qui, insomma, con questo lavoro, poi sarai dopo. Vengo legato. La mattinata è dedicata a te. Volevo aggiungere un paio di parole su Rizzo Ortolani, che insomma si potrebbe dire che è l'anno di Ortolani, anche se poi gli anniversari con date di nascita e anche, ahimè, di scomparsa sono altri. Perché in questi giorni
Marco Denti ci sta girando un documentario, Ci vediamo da Ritz, un docufilm molto molto interessante, dove ci sono ovviamente tutte le grandi colonne sonore del maestro, che non dimentichiamolo, forse è più noto in America che in Italia. Beh, perché è un grande jazzista. E tra l'altro c'è questo, dopo parleremo di un LP, ma c'è stato anche ieri la presentazione di Giordano San Giorgi del MEI, che ha presentato un altro oggetto di culto, una audiocassetta. Sì, il ritorno della cassetta. Sì, sì. Con, quindi Ortolani, insomma, docet. Vabbè, insomma, diciamo che queste sono le novità della Quartet. Ecco, molti saluti da José Benitez della Quartet, che è stato contento di questa sua partecipazione a distanza. Lui non è potuto venire per questioni private, ma probabilmente il prossimo Music Day ci sarà anche lui. Quindi lo conoscerete, che è una persona molto simpatica. Benissimo, applaudiamo il nostro Claudio Fuiano per questa prima performance. Qualche minuto per piazzare altre immagini e poi cominciamo a presentare. Per sedere, va bene, fra un paio di minuti cominciamo con la Cinemox. Vabbè, ci possiamo alzare, sì. Grazie. Allora, benvenuti, siamo anche in streaming qui dal Music Day. Ringraziamo innanzitutto il patron della manifestazione, Francesco Pozzone, per questa ospitalità. E siamo qui per presentare cinque novità di Casa Cinevox. Tra l'altro vorrei prima complimentarmi con Franco Bixio per il Davide di Donatello che ha vinto Nicola Piovani con musica. Applauso a Nicola Piovani. Applauso a Nicola Piovani. E per la Cinevox mi sembra sia la settima statuetta, a parte i dischi d'oro, insomma, tutte le varie cose. Ok. Allora, presentiamo innanzitutto i partecipanti a questo incontro: Franco Bixio, presidente della Cinevox, Mattias, che è il titolare di AM Music, poi c'è Claudio Fuiano, che lo conosciamo, e Marco Ferretti. Siamo qui, quindi io darei subito la parola a Franco Bixio, che ci introduce questa novità, che sono cinque riedizioni, ma diciamo i dettagli li sentiremo dai nostri ospiti. Allora, buongiorno a tutti e ancora un personale ringraziamento a chi ci ospita ancora una volta al Music Day con la nostra postazione del Cinevox Cult Club. Chi non si fosse ancora iscritto, che sarebbe grave, può farlo ovviamente non adesso perché dovete ascoltare me, ma subito dopo sicuramente sì, ed è uno spazio su Facebook dove ci si può incontrare, scambiare opinioni e magari anche fare una critica positiva o negativa su queste nuove ristampe che insieme agli amici di AMS, anzi ai nostri partner di AMS, sono state messe in campo come novità. Sono cinque titoli, alcuni rari, come come si chiama questo? Porci con la P38. Porci con la P38. Porci con la P38, perché c'era pure quell'altro con la P38. Ma raro e interessante, perché il compositore è Pippo Caruso. Poi abbiamo un Morricone dannata, come dire, con L'ultimo treno della notte. Avete sentito anche Demis Russo cantare, per chi è stato presente allora si usava inserire queste grandi voci anche nelle colonne sonore, come c'è un inserimento interessantissimo nella Ragazza del pigiama giallo di Rizzo Ortolani, con una conturbante voce di Amanda Lear su un film che aveva che di conturbante spesso no, ma oltre ad essere un giallo, mi pare che la Dalida di Lazzaro era conturbante anche lei. Ecco,
Queste sono le cinque novità che presentiamo, però io sono stato colpito questa mattina perché sono arrivato qui e fortunatamente ci sono dei collezionisti che amano il nostro marchio, la Cinema, eccetera. E Luca, aspetta, ti dico anche che è proprio qui a destra, chissà se ci sta sentendo, Luca Isaia, Luca Isaia, mi ha omaggiato di una cosa, io ho detto una cosa fighissima, che non c'entra con questa presentazione, ma c'entra particolarmente con me. Io ve la devo far vedere perché è troppo bella. Sono rimasto estasiato. Dice, ma che cos'è? Che cos'è questo? No, sembra una cosa normale. Questo è il cuscino per andare allo stadio. No. Sono i Motowns, un disco della Cinevox che lui si è inventato di farne un oggetto d'arredamento e io l'ho apprezzato tantissimo. E da qui inizieremo il nostro merchandising della Cinevox. Grazie Luca. Bene. Giallorossi. Allora, bene, grazie. Io ho finito. Grazie. Ringraziamo Franco Bixio. Grazie. Per questa introduzione e con l'occasione, visto che ovviamente ti ha omaggiato un associato al Cinevox Cal Club, vi ricordo che c'è il gruppo su Facebook, così basta mettere mi piace e ci si entra dentro, poi diremo ancora. Adesso è doveroso passare la parola a chi ha strettamente collaborato a questa nuova proposta, a questi cinque dischi, che è Mattias Scheller, amministratore della AMS Records. Che io ringrazio particolarmente di essere qui con noi. Ma diciamo che la nostra collaborazione ormai è decennale, ultra decennale, e io parto come appassionato, va detto innanzitutto, e come cliente, è uno di quelli che faceva che vi faceva aumentare le classifiche col suo acquistino ai tempi. E entrare nel mondo Cinevox, soprattutto per un appassionato, è letteralmente un paese dei balocchi. Paese dei balocchi a varie superfici, tra l'altro, perché agli inizi ovviamente uno pensa ai Goblin, pensa ai grandi titoli così. Invece con questo successivo step che intraprendiamo un po' ufficialmente oggi, è quello di andare in profondità a scoprire che nel paese dei balocchi ci sono anche delle porte che apre con delle cose meravigliose. Porci con la P38, per esempio, io non sapevo che fosse un titolo, perché è inedito completamente, e forse non lo sa neanche il dottor Bixio. La scelta è caduta per il fatto che un bel giorno c'è un video di qualcuno che chiacchiera con lei in Cinevox, con Dietro dei Nastri. A un certo punto mi suona il telefono, perché gli appassionati sono da Cult Club, dice, ma guarda che lì c'è scritto, P38. E allora io ho chiamato Claudio, ho detto, ma Claudio, ma è lui? Ovviamente, ma certo, ma dovresti saperlo. Claudio ti avrà detto, ah sì, è esattamente il terzo scaffale. Esatto. Infatti dopo tipo 2 ore avevo il master sul mio PC, tanto per dire. E ce ne saranno tante altre di sorprese a questo livello, perché non è solo un gioco, è anche riproporre delle cose mai sentite, è anche cercare di dare una veste moderna ma tradizionale a un grandissimo catalogo. Ma noi ci sentiamo come MS enormemente privilegiati, e io per primo a essere Pinocchio che può giocare nel paese dei balocchi, oltretutto divertendosi senza farsi del male. Con Claudio abbiamo, come già detto, in programma alcune svariate sorprese. Svariate. Sì, fra un po' ce le racconterà Claudio, naturalmente. Esatto. Non dire troppo. Una la facciamo. Questi titoli qui, tra le altre cose, sono in parte Gamma e Vampire, sono uscite per il Record Store Day, quindi hanno avuto anche un riscontro internazionale molto forte, ed è solo l'inizio. Preparatevi, perché c'è tanto ancora in cantiere. Grazie, un applauso
Mattias, che tra l'altro volevo sottolineare, ma ve ne accorgerete aprendoli questi LP, che per gli appassionati di vinile e di riproposte di vinile ci sono anche colorati, qualcuno è rosso, qualcuno è giallo, insomma c'è una attenzione a questa riproposizione. Adesso io passerei la parola a chi scava, assembla, rilancia, cerca, vede se è stato mai pubblicato o se si può mettere insieme, eccetera, ed è Claudio Fuiano, che con la Cinevox insomma ha una esperienza molto molto antica. Claudio. La nostra storia è proprio legata a filo doppio. Grazie Claudio. Grazie Franco, 31 anni. Claudio, io direi, dato che ci sono più dischi, ecco, tu dopo la tua introduzione sul lavoro fatto su questi dischi, c'è poco da dire. Mi farebbe piacere che ne parlassi tu in particolare di alcuni e poi sentiremo anche Marco. Ci vorrebbero giornate per parlarne, ma mi limiterò a qualche paio di minuti. Allora, io parlo soltanto di questi che, vabbè, poi Marco Ferretti si occuperà degli altri. Allora, Vampir non era mai uscito niente all'epoca, a parte che c'è solamente un brano originale dei Goblin, tutto il resto è il repertorio dei Goblin e due brani di Aldo Salvi, che facevano parte di una, con tanto di pseudonimo, facevano parte di una library, che comunque è molto richiesti dai fans. E come prima introduceva il discorso, mi sembra Franco, sul fatto che erano state cambiate le musiche, la versione americana aveva le musiche di Donald Rubinstein e furono poi eliminate perché in Italia funzionava di più, ma poi non solo in Italia, anche in Europa in generale e anche poi in America, perché poi questa cosa del cambiare la musica fu riesportata. L'ultimo ordinario della notte è la prima stampa a 33 giri di una colonna sonora di un giallo da risvolti quasi slasher, quasi splatter, perché succedono delle cose su quel treno inenarrabili. E all'epoca uscì un 45 giri, molto importante da dire, qui abbiamo il figlio Daniele, con l'armonica di Franco De Gemini. Grande Franco. Su questo allora, va bene? Bene, grazie. Mancava soltanto, e poi mancava appunto Porci con la P38, che praticamente era stato assemblato un 33 giri, ma mai pubblicato. Io trovai proprio la bobina dell'album, dico, ma un momento, come? Sono andato a cercarmi tutti gli MDF, la ticket, gli SC, niente. Dico, Madonna Santa, più altri brani. Quindi diciamo che sono comunque tutte rarità, indubbiamente. Poi Pippo Caruso, come dicevi te Franco, ha fatto delle bellissime colonne sonore per il cinema, a parte le sigle, robe. Sono stato... più vicino al microfono. Così? Meglio. A posto, io non dico altro. No, finito. Di qualcosa in più su Pippo Caruso, perché mi fa particolarmente piacere questa colonna. Questa colonna. Sì, così. Così. No, da fantozzi. Allora, beh, io ho avuto un grande ricordo di Pippo Caruso perché ebbi il piacere di conoscerlo personalmente ad una cena con amici dopo un concerto all'Auditorium al Parco della Musica, quando era ancora in stato embrionale. È una persona squisita. Infatti lui mi diceva sempre, quando è che mi viene a trovare nel mio aranceto? Perché lui era pure c'aveva una coltivazione di alberi di agrumi. E gli dice, dai, vieni, Matteo, lui stava fuori Roma, non nelle campagne. Ma buon siciliano. È da buon siciliano, certo. E come musicista devo dire che la completezza di un artista, perché io sono cresciuto, la mia generazione, classe 63, i ragazzini degli anni 70, noi siamo cresciuti con gli Enrico Simonetti, i pianoforti e le barzellette, i varietà dei primi anni 70, e Pippo Caruso e Cobaudo hanno fatto un po' tutta la storia della televisione. Ma ci sono poi dei film importanti, lui fece pure Porci con le ali, e una che si chiama Malabimba, Le vase, tanti. No, scusa, Maladolescenza. Vergogna, l'avevo pure pubblicato io, vabbè. Grazie, Claudio. Fine. Vabbè, tanti, tu. Quindi un applauso a Pippo Caruso. Bene. Quando vuoi. Allora, grazie per questa introduzione. Adesso, prima di passare la parola a Marco Ferretti, che continuerà a raccontarci qualcosa su questa serie, volevo ricordare, prendo spunto da una mia
fantastica conterranea che è Sophia Loren, che diceva accattate Bill, no? Per chi fosse interessato poi a questi dischi, c'è uno stand qui nella fiera, si chiama Music Machine ed è all'interno del padiglione in fondo, quindi questo è importante perché se a qualcuno viene l'acquolino in bocca per questi dischi li potete prendere. Passo quindi la parola a Marco Ferretti ringraziandolo per la partecipazione. Allora, io sono qui un po' per rompere le uova nel paniere, o quantomeno per raccontare qualche curiosità, così come hanno fatto i grandi ospiti qui sul palco. Ringrazio ovviamente AMS e Cinebox per questa collaborazione che continua da anni, riproponendo dei titoli già cult, come quelli dei Goblin, e altri titoli come questi, che sono senza dubbio tra i più originali e tra i più singolari all'interno comunque di un catalogo enorme, ancora tutto da scoprire. C'è un filo rosso che collega quattro di queste cinque release ed è quello di Profondo Rosso, è quello dei Goblin, che sono membri non accreditati delle orchestre che suonano in tutti e in quattro di cinque, eccetto ovviamente l'ultimo treno della notte di Ennio Morricone, membri non accreditati che naturalmente offrono un loro tocco molto particolare, rock nel caso per esempio di Porci con la P38, che è un tardo poliziesco, forse addirittura chiamiamolo crepuscolare, ormai fuori comunque da quel periodo d'oro degli anni immediatamente precedenti. Ma i Goblin offrono un contributo singolarissimo nella Ragazza dal pigiama giallo, poiché oltre i due brani cantati da Mandalir e scritti ovviamente da Rizzo Ortolani, i Goblin ci mettono il loro tocco, quindi con il basso incalzante, con le chitarre, con le tastiere soprattutto. Il maestro Ortolani si diverte, forse sfrutta anche i virtuosismi al sintetizzatore di Simonetti e soci, perché c'è un brano all'interno che è Il corpo di Linda, che praticamente rifà, diciamo, prende spunto da I Feel Love di Giorgio Moroder, cantata da Donna Summer, che all'epoca era una hit straordinaria. Lo stesso tocco dei Goblin si può riascoltare in Gamma e Drug Steam, che come il maestro Bixio ricordava scalzarono con i loro sette pollici Enrico Simonetti e ovviamente il figlio e la band il primato dopo 57 settimane di permanenza al primo posto di Profondo Rosso. Credo che ancora sia il primato. E Profondo Rosso è ancora oggi la colonna sonora più venduta in Italia, con oltre 1 milione di copie. Quindi anche questo. Parlo della permanenza nella. Anche la permanenza come colonna sonora, certo. E quando c'erano i Goblin al primo posto, al secondo erano i Pink Floyd. No, giusto per darvi un. I Pink Floyd Animals in quel periodo lì, era il 76-77. Poi c'è da dire un'altra cosa molto interessante, che l'armonica del maestro Morricone e del maestro Franco De Gemini ritorna, così come in L'ultimo treno della notte, anche nella Ragazza dal pigiama giallo. E paradossalmente L'ultimo treno della notte forse è uno dei titoli che il maestro Morricone oggi avrebbe magari rinnegato. Non è uno di quei titoli che lui riproponeva nei concerti, ma per noi appassionati, critici e collezionisti è un titolo di un valore inestimabile, perché all'interno c'è tutta la sperimentazione che il maestro ha voluto lasciare in eredità a noi oggi. Ad esempio il rumore del treno, le rotaie, questa armonica, queste dissonanze, care ovviamente anche a Claudio che ha curato ovviamente tutte queste edizioni, così come la prima edizione del CD, sempre Cinevox. Quindi che c'è da dire? C'è poco da dire e raccontare in questo modo. È un disco forse un po' ostico, ma addolcito anche dalla canzone che abbiamo ascoltato prima della presentazione. E ancora, noi possiamo andare avanti per ore qui. L'album dei Goblin, e concludo, è forse per chi non ha Roller e Il fantastico viaggio del Bagarozzo Mark una sorta di completamento o un'opportunità per ascoltare entrambe fuse in un'unica entità con 12 brani, se ricordo bene. Qual è la novità rispetto a chi dice no, ma io ho già i due LP? Sono versioni leggermente rieditate per l'occasione, sponsorizzate da Dario Argento, in sostituzione ovviamente di quelle del maestro Rubinstein, che erano da Quartetto d'Archi, quindi un po' fuori moda, un po' fuori luogo. Oltretutto il film Vampiri in Italia, Martin negli Stati Uniti, ha avuto una distribuzione successiva a Zombie, ovviamente con musiche dei Goblin. Quindi tutto ha un perché all'interno comunque di questo magico mondo Cinevox e non. Grazie. Grazie Marco, grazie Claudio per queste
per queste vostre, come si dice, informazioni preziose. Io però mi voglio riallacciare a quanto detto da ambedue relativamente all'amico grande armonicista che era Franco De Gemini, perché lo voglio ringraziare ancora una volta. Allora, per chi non avesse idea, la armonica a bocca straziante che c'è all'inizio del film, c'era una volta il West, quella era l'armonica di Franco De Gemini, che ovviamente fece quell'armonica solo non con le note scritte da Morricone, ma con un appunto sulla sensazione che doveva dare. Quindi possiamo dire veramente che sono stati coautori almeno di quel brano. Però la voglio ringraziare e ricordare per un'altra ragione, che sembra c'entri poco con l'incontro di oggi, ma invece è importantissima. Il giorno 10, fra due giorni, a Cinecittà viene presentato il risultato delle campagne portate nelle scuole, che si chiama Rispettiamo la creatività. Beh, ancora una volta questo progetto nasce con la European Music Alliance, nasce con il contributo di Franco De Gemini, che era un grandissimo autore, era un grandissimo interprete e un grandissimo editore, ma soprattutto conoscitore di tutti i meandri delle società degli autori straniere. E grazie a lui mettemmo insieme tutte le società degli autori per portare avanti in Europa questo progetto, e ancora oggi che va nelle scuole, e con successo cerchiamo di raccontare quanto sia importante, ecco perché il nesso con oggi, il rispetto della creatività, il rispetto di chi lavora, perché il lavoro è in questo ambito, il lavoro nostro, il lavoro di Mattias, il lavoro di Claudio, il lavoro di Carlo Bagnoli, il lavoro di tutti gli operatori del settore della musica, dagli interpreti agli esecutori, ai produttori, ai distributori, e a chi ancora una volta devo ringraziare ha permesso a questi oggetti di essere ancora oggi sul mercato, perché ha mantenuto vivo, nel momento in cui il digitale impazza, la sensazione dell'oggetto, del feticcio. E quindi grazie ancora, e rispettiamo tutto questo mondo. Grazie. Grazie, e se Francesco mi consente ancora un minuto, io vorrei tendere un agguato a un mio amico, un critico musicale, che è Maurizio Baiata, invitandolo, perché Maurizio, tra l'altro, oltre a essere insomma un vecchio giornalista con me di Ciao 2001 e di tante, ha diretto tante testate musicali eccetera, ha vissuto molti anni a New York, dove le colonne sonore, forse prima ancora che da noi, diventavano dischi. Questo è un attentato nel vero senso della parola. Ma io invece ho una domanda molto molto più tecnica, parlando di questa armonica, e siccome è l'elemento portante di quel film, e in America credo che le vendite di questa colonna sonora continuino a iosa, e confrontandomi con gente del settore si ricorda sempre giustamente il maestro Morricone. Ma io mi chiedo una cosa, per voi che l'avete conosciuto, avete conosciuto i protagonisti, facendo una colonna sonora, costruendo una colonna sonora, l'elemento creativo del regista come può essere tradotto in musica da chi compone i pezzi della colonna sonora? Perché io non ci arrivo, non riesco a capire come faccia una persona ad interpretare quello che vuole il regista. Io ti rispondo io, perché un po' ho fatto qualche colonna sonora, ma soprattutto ti rispondo con le parole di Ennio Morricone, così diciamo che se l'ha detto lui vuol dire che è giusto. Ennio diceva questo: un musicista di colonne sonore deve poter raccontare, a prescindere dalle immagini, quello che c'è scritto su una sceneggiatura. Quindi lui prendeva la sceneggiatura e raccontava attraverso la musica le sensazioni
che quella sceneggiatura gli dava, quindi le sensazioni di quelle scene. Quindi si racconta così. E il personaggio di Charles Bronson in questo caso nel film ha un nome, è Armonica, e quindi nasce, voglio capire, il nome del personaggio nel film nasce perché suonava l'armonica, eh? Chi è che ha deciso questa cosa? Probabilmente sì, e forse perché invece Morricone aveva pensato un'armonica, e allora, siccome lui lavorava in anticipo sul Chuck, sentiamo. Per cui probabilmente sarà stato anche così. Ma in realtà c'è anche una sorta di filo conduttore legato ai precedenti tre film della trilogia, dove il protagonista era sempre un uomo senza nome. Anche in questo caso la scelta era ricaduta su un personaggio pressoché senza nome, l'armonica lo caratterizzava al 100% e univa, diciamo, la funzione musicale a quella narrativa al 100, insomma, a tutto tondo. Ci siamo capiti. Grazie. Permettete? No, visto che si parla di Morricone, rivelo un aneddoto su Ennio nel privato. No, non niente. Sì. Allora, sul fatto di che, siccome si parlava Morricone come scriveva, più di una volta Ennio Morricone, visto che siamo stati legati con una grande amicizia, come sapete, mi telefonava sul cellulare alle 7 della mattina, svegliandomi in un modo miserabile. Dico, sono Ennio. Sì, ma che stai a dormire? Io dai 4:30 che so scrivere musica. Non aggiungo altro. Grazie a tutti per questa testimonianza. Grazie a Francesco per l'ospitalità, e vi ripeto che per chi fosse interessato al disco, Music Machine è nel padiglione in fondo. Grazie a tutti. Grazie Francesco.